Quelli che vengono con noi, il gruppo di Milano, noi abbiamo un sottogruppo, loro lo sanno. Voi siete nella caravana 5, avvisate Giampiero. 31 marzo, alle 8.30 di mattina la carovana si ritrova subito dopo il confine ucraino, a Berehove. 30 pulmini da tutta Italia, 20 tonnellate di aiuti e 150 umani. Si dividono i pulmini tra chi riuscirà ad arrivare ad Odessa e chi invece si fermerà prima. Il nostro pulmino 19 proverà a seguire il numero 7, un gruppo di sessantenni bresciani di associazioni legate a Foxiv, ma riusciamo a seguirlo solo fino a pranzo, poi, stufati delle nostre lentezze, ci hanno seminato. Io sono Cecilia Ferrara, collaboratrice di ANSA, e state ascoltando il diario della Carovana della Pace Stop the War Now per Odessa e Mykolaiv. Attraversare il confine non è stato facile. La maggior parte dei partecipanti è riuscita a passare solo a notte fonda e dormire poche ore. E a qualcuno è successo anche questo. Ragazzi, stavamo agli ultimi chilometri, circa 20 chilometri, e purtroppo... Purtroppo la strada è brutta perché non si vede niente. E un cervo ci ha tagliato la strada. E quindi ci siamo messi una gran paura. Comunque ci ha tagliato la strada, ha saltato, quindi ci ha colpito in pieno. Quindi la macchina ha subito un bel danno. Noi siamo benissimo, fortunatamente. E adesso piano piano ci mettiamo in viaggio, vi aggiorneremo per strada. La macchina incidentata verrà lasciata in Ungheria, non prima di aver rischiato di dover rimanere nel paese perché la polizia che doveva fare il verbale non trovava le prove dell'incidente. L'animale, molto probabilmente un cinghiale, infatti era già andato via. Il giorno dopo quindi la carovana procede a gruppi. La parte ovest dell'Ucraina non ha l'aria di una zona in guerra. Fino a Vinizia abbiamo incontrato solo 3 checkpoint funzionanti, ma che non fermavano nessuno, e altri smobilitati. Cavalli di Frisia ammassati ai lati delle strade e strade tutto sommato ben tenute. Le città che oltrepassiamo sono apparentemente tranquille, negozi aperti, supermercati, bambini che escono da scuola. Avendo frequentato i Balcani nel dopoguerra, questa parte dell'Ucraina me li ricorda ed è molto meno devastata. I paragoni ritornano sempre e Silvia Stilli, presidente di AOI, ci racconta della Bosnia dei primi anni 90, quando lavorava per il CSI, il Consorzio di Solidarietà Internazionale, uno dei primi nuclei della cooperazione italiana non governativa. Perché questo carico di aiuti che era passato da Spalato, aveva fatto tutto era a posto, arriva all'isola, quest'isola Lis sperduta, di là c'è Corcela, di là c'è sperduta, Kvar, loro non sopportavano il fatto di avere lì i profughi bosniaci e anche i profughi croati delle Craine, capito? Quindi qualche segnale dovevano dare. Arriva il carico, tutti i fogli, tutto a posto, noi andiamo lì, ci prendono e ci mettono in gatto. Una notte solo. E manco telefonini allora, nel 93 non ce l'avevi i telefonini, quindi zitta muta, c'erano solamente telefoni a gettone all'isola di Lista. Qui noi vogliamo parlare con l'ufficio di cooperazione di Spalato, non ci fanno parlare con nessuno. Poi a un certo punto arriva il, tra virgolette, referente dell'isola, della sicurezza dell'isola, e dice no, ma loro possono uscire. Questo assurdo personaggio, la prima volta che si fa un incontro, è sempre perché lui è responsabile della sicurezza per la gestione del campo, lui arriva e prende e mette una bella pallottola sul tavolo. Così, per intendersi. Così allora. Quelli che sentite sono i rumori alle 1 di notte nel camper con la pioggia mentre ci risolleviamo di aver recuperato i nostri colleghi sfuggiti alla polizia ungherese. Oggi è una giornata di guida tosta, anche le tappe sono corte per la fretta di arrivare e riuscire a fare una dormita vera prima di Odessa. E ricordo va anche alla prima carovana della pace che partì il 1 aprile dello scorso anno. Diletta Lese di Arci Solidarietà. Il primo viaggio è stato sicuramente una risposta immediata a qualcosa che stava succedendo in quel momento, una risposta
diretta dei cittadini e delle associazioni che non volevano aspettare solo un'azione di governo per poter intervenire. E poi è stato anche un po' un viaggio verso l'ignoto, perché in realtà non si sapeva molto, e quindi in realtà forse anche il carico emotivo di quel viaggio è stato particolarmente importante. In realtà arrivavamo solo a Leopoli, quindi poco oltre il confine, non era un lungo viaggio all'interno del paese in Ucraina, però appena entrati nel paese ci siamo subito resi conto di essere entrati in un paese in guerra, perché all'inizio della guerra quella zona era completamente militarizzata, e poi quella volta c'era la necessità e l'urgenza di portare in Italia circa 300 persone fragili, vulnerabili, tra cui disabili e situazioni insomma molto complesse, e quindi c'era un doppio ruolo in qualche modo, quello di portare gli aiuti ma anche di riportare le persone in Italia, tutto compresso nell'arco di 3-4 giorni. Dopo Vinizia però il paesaggio cambia, i camion militari e i soldati iniziano ad essere sempre più numerosi, il fronte si avvicina.